tutti voi, coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto questa scelta coraggiosa. Non usare la libertà per voi stessi, ma per amare le persone che Dio vi ha messo accanto. Invece di vivere come isole, vi siete messi a servizio gli uni degli altri. Così si vive la libertà in famiglia. Non ci sono pianeti o satelliti che viaggiano ognuno per la sua propria orbita. La famiglia è il luogo dell'incontro, della condivisione, dall'uscire da se stessi per accogliere l'altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si impara a amare. Abbiamo tanto bisogno della luce e della forza dello Spirito Santo. Ne ha bisogno la Chiesa per camminare concorde e coraggiosa testimoniando il Vangelo. E ne ha bisogno l'intera famiglia umana per uscire da questa crisi più unita e non più divisa. Voi sapete che da una crisi come questa non si esce uguali come prima. Si esce o migliori o peggiori. Che abbiamo il coraggio di cambiare, di essere migliori di prima e poter costruire positivamente la post-crisi della pandemia.